Hanno ballato, cantato, riempito la piazza di energia e di calore. Erano oltre un migliaio in piazza Cavour per Rimini Folk, l'anteprima della Notte Rosa dedicata alla tradizione romagnola, che ha visto sul palco alcuni tra i nomi più importanti del liscio. Io ancora mi stupisco di questo grande affetto che la gente mi regala in ogni dove, dalla Romagna, in tutte le regioni d'Italia. Forse proprio questa nostra storia che ci portiamo dietro, no? Attraverso la musica, le canzoni, il nostro sorriso, la nostra romagnolità. E proprio in questo momento più che mai la Romagna è così amata ovunque. Ma quest'idea di far diventare il liscio patrimonio immateriale dell'umanità, come la vedi? È giustissima, ragazzi, è giustissima, ma noi ci conoscono in tutto il mondo, noi siamo stati a suonare anche sulle navi da crociere in Sud America, Dubai, così non chiedevano, fammi Romagna mia, fammi un valzer, insomma chiedevano il nostro liscio. L'evento era organizzato da Ancescao, la rete che riunisce i centri sociali per anziani di Rimini in collaborazione con il comune. In piazza erano tante le persone che durante l'anno trascorrono i loro pomeriggi e le loro serate in compagnia negli 11 centri disseminati sul territorio e che contano oltre 4.500 soci. Per quelle persone che sono sole a casa, che non sanno cosa fare e magari stanno lì a scervellarsi nei problemi che ci sono, venite nei centri sociali che potete giocare a carte, potete fare burraco, teatro, recite, di tutto. Venite, divertiamoci tutti assieme. È la serata della tradizione, è la serata dei valori romagnoli, dell'identità e quindi è sempre bello vedersi riempire questa piazza con i nostri concittadini riminesi che magari hanno qualche cappello bianco in più ma che rappresentano la storia della nostra città e credo che mai come quest'anno, con una Romagna ferita, fare un evento con la musica tipica della Romagna credo che sia qualcosa di importante e di bello. Sono riminesi da cui dobbiamo imparare tanto, perché la capacità di stare insieme, di divertirsi, di fare anche delle cose semplici ma di farle con gioia e anche con tanta volontà, perché riescono a organizzare nei loro centri sociali iniziative veramente belle e impegnative, sono un esempio per tutti.